anche il 2015 è stato salutato dagli aretini nelle feste di piazza e nei locali che avevano organizzato eventi per la notte più lunga dell'anno. Nessun incidente grave, ma sono stati comunque tanti gli interventi degli operatori delle forze dell'ordine del 118. Cominciamo da Piazza Grande, dove lanterne, musica e tanta voglia di lasciarsi alle spalle un 2014 da dimenticare sono stati gli ingredienti del successo della manifestazione. Nelle immagini di Matteo Marzotti anche l'episodio che poteva davvero rovinare la festa. I fuochi d'artificio lanciati in orizzontale dalla terrazza della fraternita hanno colpito una signora di 58 anni provocandole un'ustione lieve al torace, ferito alla mano anche un 35enne. Francesco, è una bella serata di festa in Piazza Grande, una piazza la più bella di Arezzo che torna a vivere e saluta degnamente il 2014. Direi di sì, una straordinaria festa di popolo, purtroppo qualche problema legato agli degli imbecilli che hanno lanciato dei petardi in mezzo alla piazza. Detto questo, la festa è andata benissimo, la piazza è strapiena di gente, in un momento difficile come questo, una serata di divertimento male non fa, e quindi buon 2015 a tutti gli aretini, a tutte le aretine, sperando in un anno migliore da tutti i punti di vista. Grande afflusso di pubblico anche alla festa organizzata al Centro Affari. Era di scena uno degli idoli dei giovanissimi, Frank Mattano. Senza le Iene io sicuramente non avrei l'esperienza che ho, la poca che ho, ma tutto, devo tutto alle Iene io. In bocca al lupo. Crepi. Dal punto di vista degli incidenti è stato tutto sommato un capodanno ordinario, ma comunque di super lavoro per 118 e forze dell'ordine. Ecco come si sono preparati nella centrale 118. Noi siamo qui al lavoro, quindi diciamo siamo pronti a tutto, come sempre 24 ore su 24, con un minimo d'attenzione in più legata al fatto della ricorrenza del capodanno, quindi persone che si muovono, persone che mangiano e anche alzano il gomito. Prima c'è stata una telefonata di un utente la quale riferiva appunto che aveva a disposizione delle coperte da dare alle persone senza tetto e si è rivolta a noi per sapere come poteva fare. Noi non, purtroppo per mancanza di personale non ci occupiamo di questo servizio, però c'è ad Arezzo un'associazione di volontariato che si occupa la notte, che fa il giro per, diciamo, nelle strade di Arezzo per portare tè caldo e merendine e se c'è bisogno delle coperte. Numerose le intossicazioni da alcol, tra cui un 16enne in via delle Biole ad Arezzo ritrovato in stato di incoscienza e altre due ragazze 17enni in Val d'Arno e due giovanissimi a Bibbiena, dove sono intervenuti anche i carabinieri. Altrettanto numerosi gli interventi per intossicazione da stupefacenti, tra cui un 40enne ritrovato in via Guido Monaco incosciente in arresto respiratorio. Pochi, per fortuna e con lievi conseguenze, gli incidenti legati ai fuochi d'artificio. Oltre all'episodio di Piazza Grande, un 40enne e il figlio 16enne di Foiano sono rimasti feriti al volto dallo scoppio di un grosso petardo a forma di torta. Entrambi curati sono già stati dimessi. Grande impegno anche da parte dei carabinieri, Polizia Municipale di Arezzo, squadra volante della Questura Aretina. Ecco cosa accadeva nella sala operativa poco prima della data fatidica di mezzanotte. L'atmosfera di questa sera è particolare perché, come tutte le notti, siamo qui a vigilare sulla sicurezza dei cittadini, ma in questa occasione ancora di più. Visto che è Capodanno, ci sono tante persone in giro a divertirsi e noi vi auguriamo tanto divertimento e soprattutto siamo qui per vegliare con le nostre pattuglie sulla vostra sicurezza. Alla fine saranno più di 20 gli interventi da parte della polizia, tra questi anche per 3 furti in abitazione avvenuti ad Indicatore mentre i padroni di casa erano fuori a festeggiare. Nella zona di San Francesco invece una signora ha richiesto l'intervento del 113 per un fuoco d'artificio scoppiato dal balcone del vicino che le ha rotto la porta finestra e danneggiato persino il lavello. Le pattuglie dislocate in Piazza Grande nei pressi del Centro Affari sono intervenute per lo più per eventi di ubriachezza molesta, come un minorenne che voleva entrare senza pagare il biglietto dopo essersela presa con la serranda, ha anche inveito contro gli agenti, è stato denunciato. In zona stazione la droga e l'alcol avevano fatto degenerare una festa in abitazione con musica alta e schiamazzi. In questo caso è stato segnalato uno straniero come assuntore di sostanze stupefacenti. Infine in zona Giotto un altro giovanissimo aveva deciso di festeggiare il Capodanno danneggiando le auto in sosta. È stato il padre ad intervenire che poi si è assunto anche il risarcimento del danno.
A Sansepolcro un altro principio di rissa dove è rimasto lievemente ferito un 25enne. Tre gli incidenti stradali alle 4.25, uno a Montevarchi che ha visto coinvolto un 85enne e l'altro sulla Perugia Bettolle. Alle 6.30 del mattino invece a Casinuove di Cecigliano, Arezzo, un 20enne si è ribaltato con la propria auto. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di Arezzo, ma solo 15 quello che hanno davvero richiesto l'intervento della squadra del comando provinciale, che già il 31 dicembre era stato molto impegnato per via delle forti raffiche di vento. Ok. Allora, strada in Casentino? I pali sono di cemento. Vai. Strada in Casentino lì è che è? Strada San Niccolò, giusto? No, che Castel San Niccolò, ok, strada provinciale 70. Interventi e pallini sono. Mi lascia il telefono 349. Sì, sono, ma ostruiscono la serie stradale. Sì, ce lo palizzare in mezzo. Ok, allora. Ascoltami, da ospedale verso, mi hai detto? Intervenire, grazie. Verso strada, ok. Mando subito. Ciao, ciao. Auguri anche a te. Ciao, ciao, ciao. Bravo 1, bravo 1 Alfa 0. Avanti con bravo 1. Urgente, strada provinciale 70 a strada in Casentino, due alberi bloccano la provinciale. Ricevuto, partiamo subito. Infine, per chiudere la cronaca del primo giorno dell'anno, dobbiamo registrare un netto ritardo della Cicogna. Mentre l'anno scorso Arezzo si era aggiudicato il primo nato del 2014 in Toscana, quest'anno il territorio provinciale ha registrato la prima nascita solo alle 12, quando è venuta alla luce nel nosocomio valdarnese la piccola Camur, figlia di una coppia di indiani. Sempre alla Gruccia, due ore dopo, è nata per parto cesareo una coppia di gemelli.